perché sono qui. Beh, ragazzi, non è stato facile. Dopo la morte di Giovanni, per me il tormento, la disillusione era massima. Non solo come sorella, che perdeva un fratello al quale aveva tanto creduto e che aveva tanto amato, e col quale aveva condiviso delle battaglie dal punto di vista emotivo, sicuramente io, lui materialmente, perché le ha fatto quelle battaglie, ma soprattutto l'ho pianto anche come cittadina. Perché so, ragazzi, quando si perde un uomo che ha dato tanto alla società, e allora il cordoglio è veramente triplicato, non posso spiegarvi cosa significhi. Io credevo che dopo la morte di Giovanni Paolo potesse continuare, e me l'aveva anche detto personalmente: stai tranquilla, continuerò il lavoro che Giovanni aveva iniziato, e con lui, ma poi anche senza di lui, perché Paolo era andato a Marsala. Proprio un mese dopo la morte di Giovanni, nella chiesa dove abbiamo assistito alla messa per il trigesimo, lui mi disse: state tranquilli, sto scoprendo cose, ma che Tangentopoli e Tangentopoli. Non sapremo mai quello che stava scoprendo, perché meno di un mese dopo Giovanni, anche Paolo, ci ha lasciato. Ecco, allora, con la morte di Paolo la mia disperazione era tremenda, perché mi sono detta: ma allora sarà disperso tutto quel patrimonio che con il loro lavoro ci hanno lasciato. E mi sono detta: che cosa posso fare io perché tutto ciò non avvenga? E stranamente mi sono ritornate in mente quelle parole che per me hanno rappresentato il testamento morale di Giovanni. Giovanni sapeva che sarebbe finita come è finita, ragazzi. Quando cominciò a collaborare il famoso pentito Tommaso Cuccicetta, prima di iniziare a parlare gli disse: dottore, lo dicevo poc'anzi ad alcuni amici, dottore, la distruggeranno prima nella sua immagine, e il suo conto con la mafia si concluderà soltanto con la sua morte. È convinto di voler iniziare questa avventura? E Giovanni rispose nella maniera per lui più normale, che per noi normale non sembrerebbe, ma per lui era normale, per la sua educazione, per il suo senso dello Stato, per il suo amore per la terra, per la Sicilia, ma soprattutto per l'Italia. Lui rispose in una maniera quasi ovvia: dopo di me altri magistrati continueranno il mio lavoro. Così è stato.